in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione. Salite su queste montagne dove caddero i partigiani. Venite in queste carceri dove furono imprigionati, in questi campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, venite qui, giovani, col pensiero, perché qui è nata la nostra Costituzione. Piero Calamandrei, discorso di studenti milanesi, 26 gennaio 1955. Buongiorno e benvenuti a tutti. Con grazie a Laura Riviera Cavigliasso diamo inizio alla cerimonia di commemorazione di Forno di Coppola. Aldo Galetto, Biagio Lipari, Lamberto Mingotti, Riccardo Medico, Pasquale Nicola, Cesare Ramo Tornani, Ugo Riccarelli, Francesco Rolla, Luigi Sibona, Ettore Stefanon, Anselmo Zaccarelli, Luigi Zeglioli, Albano Zuin, non riconosciuto numero 19, non riconosciuto numero 24, non riconosciuto numero 25, non riconosciuto numero 26, non riconosciuto numero 28, non riconosciuto numero 34, non riconosciuto numero 35. Lasciamo ora spazio per la breve preghiera interconfessionale al parroco Don Dino Morando e alla pastora Laura Leone. Signore nostro Dio, ti chiamiamo perché il nostro vivere e il nostro morire non stanno nelle nostre mani, ma nelle tue. Signore, tu non sei un Dio dei morti.
indipendentemente dalle maggioranze che sono, perché della nostra regione è ricostruire, acquisire i valori della resistenza sul patrimonio che è parlando della nostra regione per patrimonio del canale vero di tutto, di tutto il servizio per avere il canale la chiesa. Lascio nuovamente la parola al sindaco di Coazze, Paolo Lai. Grazie. Ecco, noi abbiamo voluto oggi, proprio perché è presente qui con noi Giuliano Amato, fare anche l'inaugurazione di questo Totem della Pace. Un Totem della Pace che la famiglia Molinari ha fortemente voluto a Coazze. Io ringrazio Pia Molinari e ringrazio il figlio, perché fortemente hanno voluto che questo monumento fosse eretto a Coazze. Da resto a Coazze già nel 1961, in occasione del 100° anniversario dell'Unità d'Italia, era stato realizzato dal papà di Jacopo il faro sulla collina di Coazze. Quindi abbiamo continuato nella tradizione. Questo mi fa molto piacere, la posizione che voi vedete in questo momento del Totem della Pace, proprio solo fatto in onore del nostro presidente Amato. Poi verrà spostato in paese, in una rotonda che noi faremo all'inizio del paese, una rotonda che avremo intenzione di dedicare proprio a Molinari. Ringrazio anche la Fondazione Mediterraneo, perché la Fondazione Mediterraneo ci ha dato la possibilità di avere questo Totem della Pace e di averlo soprattutto oggi, perché buona parte del contributo arriva dalla Fondazione Mediterraneo e dalla Regione Piemonte, dall'assessorato alla cultura della Regione Piemonte di Michele Coppo. Passo ora la parola per un breve saluto alla dottoressa Virginia Tiraboschi della Regione Piemonte. Buongiorno a tutti, saluto tutte le autorità civili e militari, l'ANPI e le altre associazioni presenti. Io sono qui appunto in rappresentanza della Regione Piemonte, in modo particolare formulo i saluti del Presidente della nostra Regione Roberto Cota e dell'Assessore alla Cultura Michele Coppola, che per altri impegni istituzionali non hanno potuto presenziare. Ringrazio anche tutti i comuni che hanno partecipato a questa iniziativa e formulo un ringraziamento particolare al Sindaco di Coazze, che ha accolto l'iniziativa culturale della Fondazione Mediterraneo per realizzare questa opera artistica. È un'opera attraverso la quale noi riusciamo a ricordare l'artista Molinari, che se non sbaglio morì nel 2000, un artista che si affermò negli anni 60 e che aveva questa personalità un po' schiva, un po' chiuso, un po' solitario, però aveva la capacità di comunicare alla parte più creativa e fantasiosa di ognuno di noi. Con quest'opera, sicuramente abbiamo apprezzato come Regione Piemonte il contenuto artistico e culturale, ma abbiamo aderito a questa iniziativa proprio perché veicola un valore sociale molto importante. Se non sbaglio, il Comune di Coazze entrerà a far parte di questa rete internazionale della pace, che conta già molte città, non solo in Italia, in Europa, e quindi attraverso un progetto culturale veicoliamo dei valori sociali molto forti, molto importanti,
non ultimi quelli che abbiamo celebrato oggi, la Resistenza, e quindi non dimentichiamo che dobbiamo passare alle giovani generazioni, alle generazioni del presente e del futuro, questi valori di democrazia, libertà per i quali tante persone, uomini e donne, hanno combattuto, in modo particolare qui in Piemonte, dove la Resistenza è stata unita, nazionale, interclassista, l'ha detto bene prima Roberto Pacino. Grazie ancora a tutti. Ascoltiamo ora i sentimenti del figlio dell'artista Jacopo Molinari. Grazie della parola. Ho sentito parole veramente gentili sia nei confronti di mio padre che dell'iniziativa, e questo mi rende veramente fiero. Sono veramente felice di essere oggi qui a Coazze, perché mio padre era nato qui. Una cosa importantissima: voi siete persone che non dimenticate, e questo mi riempie il cuore, e questo è dedicato a voi. Grazie. Della pace viene diffusa in tutto il mondo dalla Fondazione Mediterraneo. La parola dunque per un saluto al suo presidente Michele Capace. Sì, buongiorno a tutti. Io sono particolarmente emozionato, perché quando Paolo mi ha chiesto solo una settimana fa di poter realizzare anche qui questa opera monumentale, abbiamo profuso ogni impegno perché potesse essere qui oggi in questa giornata particolare. Questo simbolo di pace ha una storia lunga. L'idea è nata a Torino nel 1997, Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e Mediterraneo. Successivamente l'allora sindaco Valentino Castellani è stato uno dei fondatori della fondazione con la città di Torino, chiese di accelerare questo percorso, e a Napoli con il forum della società civile, con 20 capi di Stato, si è iniziato un percorso che ha portato solo nel 2008 al forum euroarabo l'approvazione di questo simbolo come simbolo della pace nel mondo, a quale hanno aderito 190 stati e istituzioni internazionali, tra le quali amo citare la Fondazione Euro-Mediterranea Anna Lindh per il dialogo tra le culture, della quale la Fondazione Mediterranea è capofila della rete italiana. La Commissione internazionale, della quale fanno parte il Patriarca Latino di Gerusalemme e altre autorità, ha accettato e aderito affinché solo in Italia, in occasione del 150° anniversario, questo simbolo potesse avere i colori della bandiera italiana. Lo abbiamo inaugurato a Torino tra Corso Lecce e Corso Regina Margherita pochi giorni fa, il secondo sarà qui e il terzo a Napoli il 20 di maggio con capi di Stato, il segretario generale dell'Unione del Maghreb Arabo. Avremo tante personalità che celebreranno in questo modo il 150° anniversario della nostra unità, perché questo non è solo il simbolo della pace, è il simbolo della pace nell'unità e dell'unità nella pace. Con un monito, quando lo abbiamo presentato ad un membro della fondazione, il premio Nobel Naguib Mahfouz, disse: questo simbolo deve essere capace di trasformare l'amore per il potere nel potere dell'amore. Credo che questa ricetta sia importante soprattutto oggi, perché una parte della politica vive senza visione, e oggi occorre una visione ampia per poter procedere ad un bene comune reale e a lavorare nell'interesse di tutti. Vorrei approfittare di questa occasione per consegnare, noi diamo ai capi di Stato il titolo di portatori di pace. Mio papà è stato un partigiano del Sud, era segretario Sandro Pertini, e ha partecipato ai moti di Via Medina, sindaco per 40 anni di un paesino distrutto dalla lava del Vesuvio. E c'era un ceppo di lava dove questi partigiani si rifugiavano. Da questo ceppo di lava abbiamo realizzato delle pietre che si chiamano portatori di pace. Li diamo ai capi di Stato, ma con grande gioia voglio consegnarne una a Giuliano Amato e una a Piero Fassino. Ecco. È la pietra del Vesuvio del 1944, sulla quale abbiamo realizzato il simbolo della pace. Procediamo ora all'inaugurazione del totem tricolore. Invito i presidenti Amato e Fassino ad avvicinarsi. Intanto invito la scuola, che ha preparato la canzone La pace e la libertà, a intonarla.
Stato, applauso, preghiamo ora di ricostituire il corteo per salire allo stadio dei caduti partigiani. Mauro. Le donne non ce la fecero.